C'è stato un mio amico che una volta mi mandò una foto da Londra, dal centro di Londra, di una torta porretta. E io lessi che c'era scritto in inglese il tipico dolce italiano. La torta porretta è nata con i miei nonni nel 1935, nel negozio alimentari di pasta fresca, tortellini, tagliatelle, lì in centro a Porretta, in Piazza della Libertà. Era una ricetta che un'amica di mia nonna adottava per fare una torta fatta in casa e la donò appunto a mia nonna. Fu perfezionata secondo quelli che erano i canoni poi di mia nonna e mio nonno. E nacque così la torta di Porretta. Il tortino invece nacque prendendo i residui della pasta della torta per non buttarla via, perché all'epoca c'erano pochi soldi, c'era veramente miseria, ragazzi. Presero questa pasta e invece di buttarla via crearono una mini torta e da lì poi tortino. Quindi si ampliarono, si trasferirono in un locale in via Mazzini di 300 metri quadrati e decisero di provare a buttarsi quasi esclusivamente su questi dolci, appenninici, chiamiamoli così. Tradizione c'è veramente tanto, in quanto innanzitutto la ricetta è rimasta quella dell'epoca. Quelli sono gli ingredienti e quelle sono le proporzioni che c'erano nel 1935 e ci sono oggi nel 2018. Non abbiamo cambiato assolutamente niente. Io sto notando che le tradizioni si stavano perdendo, ma stanno tornando, perché la gente proprio vuole mangiare prodotti sani, genuini. Ci sono clienti che vengono qui e portano via la scatola di tortine calde. È ovvio che se io avessi un'azienda enorme dovrei fare un magazzino, e quindi a quel punto lì il prodotto non lo venderesti più con un giorno, dopo un giorno o due di produzione, ma magari potrebbe già avere una settimana, 10 giorni, 2 settimane, anche un mese. Quindi non avere più quella freschezza e quella qualità che secondo me, scusate l'immodestia, ma il mio ha. Clienti che compravano il tortino 50 anni fa, ovviamente per una questione anagrafica, li abbiamo persi. I figli hanno continuato a mangiare il tortino e adesso i nipoti delle persone che purtroppo non ci sono più continuano a mangiare, a comprare e a essere nostri clienti. Quindi questa è la fedeltà al prodotto, secondo me è una cosa che non può non appagare un'aziendina piccola come la mia. Anche perché non si vive solo di soldi, ma si vive anche di gratificazioni di questo genere qui, secondo me. Ma io quando sono andato a Bologna, le volte che prendo un taxi e dico, posso venire davanti? Il tassista dice, perbacco! Ma dice, ma dove viene lei? Da Porretta? Du fai il tour.